Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora oggi, sempre in tema di batterie, andiamo a parlare della conversione di avvitatori, trapani, elettroutensili che prima montavano batterie nickel cadmio o altre, diciamo, chimiche in litio. E allora questi sono 1, 2, 3, e poi ne ho un altro. Avvitatori, trapani, come li vuoi chiamare, che io ho modificato, convertito in litio. Ok, li vedi, sono vecchi, hanno fatto la storia, come minimo hanno quei abbondanti 7 anni, montano tutti e tre celle litio 18650. Il bello, ragazzi, perché diciamo sono soddisfatto, perché erano tutti e due questi qui rotti, cioè nel senso non funzionavano, me li hanno dati non funzionanti. Io, dopo averli diciamo raccolti, messi da parte, li ho modificati facendo due pacchi batterie che sono qui. 1, 2, ok, non sono bellissimi, non sono esteticamente belli da vedere, anche perché li ho bloccati con del nastro isolante. Perché? Perché facendo la modifica esci dalle dimensioni della plastica. Perché? Perché io non ne ho messi solo tre, perché già con solo tre, queste sono tutte e tre a 12 volt, come leggi anche qui, sono tre, una, due, sono due a 12 volt, e questo è una sola, eccola qui, da 4 e 2. E io potevo fare sia pacco batterie da 3 celle che da 6 celle o da 9 celle. Io ho optato per, diciamo, avere una più lunga autonomia e più potenza a farla a 9 celle. E infatti, come vedi, sono grandicelli come pacchi batterie. Come vedi, funzionano alla grande. Il pro, ragazzi, è che dopo la modifica prenderai tanta potenza, autonomia. È normale che quando si scaricano devi metterle a caricare, ovviamente con caricabatterie dedicato, non quello originale che c'era prima. Questo invece monta una celletta sola, che è questa, o meglio non è proprio questa, ma è una, se non sbaglio gli ho messo una Sanio. Originariamente montava due da nickel cadmio 1,2, perciò ho anche potenziato. Perché? Perché do qualcosa in più come voltaggio e qualcosa in più come corrente. Infatti la forza che riesce a fare è molta di più. E fare la conversione, ragazzi, conviene o non conviene? Conviene. Se non vuoi buttare gli elettroutensili a batteria che hai, conviene. È normale che ogni elettroutensile funziona con un determinato voltaggio. Ci sono quelli a 12, ci sono quelli a 16, ci sono quelli a 24. Se non vuoi, ripeto, buttarli, vuoi potenziarli e continuare ad utilizzarli, puoi senza problemi fare una sorta di conversione in litio. Per fare la conversione, cosa ti serve? Ragazzi, ti serve la cella, le celle, poi socket come questo, se non vuoi andarli a incollare così ed avere, diciamo, un ingombro più piccolo. Io qui ho utilizzato questi socket, infatti come vedi sono da 3 per 3. Perché ho utilizzato questi? Perché viene un lavoro più pulito. Sotto, in caso, hai tutti i link se vuoi andarli ad acquistare. Come vedi, 3 qui, e già tu hai fatto un 3 serie e 2 paralleli. Montando celle buone, puoi anche avere quei 30 ampere di spunto che ha voglia a fare. Ti rivoluziona un avvitatore, prendi tantissima potenza. Poi è normale che ti serve anche proporzionato un BMS. Qui ne ho qualcuno che ora ti faccio vedere. E allora questo cos'è? Questo è, no, questi sono quelli grossi da 10 serie. Ok, questo è un 3S da 20 ampere che potresti anche andare a utilizzare, o se un'altra alternativa, che
e comunque vi lascio anche sotto alcuni link, così puoi andarli a prendere, anche perché hanno un buon prezzo. Poi ragazzi, questo nello specifico è montato su questi avviatori 25 ampere, è una buona alternativa, un BMS ragazzi, carino, economico però carino, funziona bene, non dico che lo utilizzo ovunque ma quasi. Ne ho tantissimi, tipo questo è da 10 ampere, un po' più piccoletto, no, o da 6 ampere, questo è proprio più piccolo delle 3S che ho. Comunque questo è dipende. Per questo, diciamo, uso consiglio abbondare con le correnti di uscita, così da avere molta più coppia, molta più forza. Poi il caricabatterie, devi utilizzare un caricabatterie dedicato. Per quanto riguarda l'uso delle celle, puoi farlo sia con ricondizionato, io qui ho fatto con celle usate ricondizionate e funzionano ragazzi ormai da anni senza nessun problema. E o eventualmente compra celle nuove e installa celle nuove, avrai ovviamente molta più potenza, molta più resa, molta più autonomia, perché se vuoi ammettere delle celle da 3000-3500 ha voglia a fare, potresti anche fare una sola serie, eccola qui, così 1, 2, 3, un solo parallelo, scusa, di 3500, avendo un pacco batterie molto più piccolo, molto più leggero, però già con 3 ampere e mezzo di capacità. Se ne metti 2 sei arrivato a 7, queste se non sbaglio erano tutte da 2, perciò io qui ho 2, 4, 6 su per giù ampere ora cada uno, perciò già tu con 2 hai superato quello che io ho fatto con 9, perché io questo l'ho fatto 5 anni fa, questa è stata una modifica di 5 anni fa che ancora oggi funziona tutto alla perfezione. Devo semplicemente metterle ogni tanto, perché poi ragazzi li ricarico ogni 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, anche in base a quanto li utilizzi, perché la scarica è molto 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 lenta, anche come autoscarica quasi nulla, perché le litio lo sappiamo, se sono diciamo assemblate bene hanno autoscarica nulla. Niente ragazzi, per questo video è tutto, io ti ricordo se hai necessità di aiuto che ci sono i fascicoli su Amazon, sotto trovi link, e poi il corso Battery Maker, in più ti invito a iscriverti al canale Telegram delle offerte, dove troverai alcuni componenti sia come BMS, troverai attrezzature, troverai tantissimi prodotti commerciali con errore di prezzo, con promo, sconti fino al 60, 70, 80%. Io in prima persona ho acquistato in questi giorni qualche prodotto di questo, ne ho approfittato perché ovviamente sono prodotti buoni. Per esempio, ti faccio uno spoiler, sto andando a modificare, fare un upgrade del mio da zona computer, 3 monitor ragazzi, per ora ne utilizzo 2, devo andare per esigenze lavorative a ampliare, ne sto prendendo uno nuovo, è un Samsung bello, di quelli curvi. Comunque non vi spoiler più di tanto, poi vedrete in un video dedicato con l'unboxing. Poi un fornitore mi ha comunicato che mi invierà a breve un nuovo prodotto da recensire, è un kit lente di ingrandimento, microscopio di quelli professionali ragazzi. Mi ha promesso di mandarmelo, vediamo se in questa settimana che viene avrò tutto qui e farò un bel unboxing. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, un like, ripeto, sotto trovi tutti in descrizione, tutti, alcuni perché non posso metterne tante, link per andare ad acquistare la componentistica per fare l'upgrade, la modifica dei vostri avvitatori ed elettrotensili a batteria. Ciao e al prossimo video.